Eccoci qui, svegliati. Finito. Vorrei ben dire. Riusciamo? Intanto non so cosa potete vedere, magari che YouTube rende più scuri i video. Ok. Non usare già la katana, fai perfetto, fai i conigli. I conigli mi stanno tutti sui coglioni, come le pecore. Vedo un ninja all'orizzonte. Bisogna farne fuori il più possibile di ninja all'inizio, perché hanno pochissima vita. Non è che siano proprio sti killer Ma anche gli spietati. attacchi non è che siano. Appunto. Sono i mob. Perfetto. Vabbè, puoi scendere anche, non è che. Ah. Un'altra katana? Ah. Io l'avrò ucciso, fatto un survival mio prima, per vedere un po' tutte le mod. Ne avrò uccisi 10. Oh, me ne avesse data una di katana. Ciao, bel gattino. I gattini meglio lasciarli stare, che sennò se si infuriano. Oh, cosa vedo là? Uomini. Questi qua sono già un po' più pericolosi. Non lanciano i shuriken a distanza, a parte quelli E che fanno siamo danno. anche molto, ma molto, ma molto fortunati, perché droppano un casino di pelli che ci servono per l'animal bike. L'Animal Bulk è una mod che praticamente permette di cavalcare tutti gli animali, anche i mob ostili compresi. Quindi alcuni volano, alcuni hanno capacità speciali come sfruttare fuoco e E cose varie. già avete capito di che mob stiamo parlando, il mob per eccellenza. L'Ender Dragon, puoi pure Si può cavolo. cavalcare l'Ender Dragon? Sì, si può cavalcare. Solo per questo merita la mod. Gli struzzi cosa fanno? Droppano piume. Danno le piume e ogni tanto anche delle uova. Trovi delle uova fatte così, ma non ho capito Bene. l'utilità. Adesso dovremmo quasi trovare un posto in cui stanziarci. Io Ingegno. punto di stanziarci più sull'altra sponda, in modo che abbiamo qua il deserto, sull'altra sponda la della prateria, e poi sull'isola abbiamo tutte le montagne, sì, la foresta, Sì, con sì. diversi biomi. Là ci sono anche delle isole volanti. Una volpe. Adesso vado a picchiare. Quante pelle siamo? Siamo già a 13 pelli. Mi Quanti ce servono ne... 27. Più dobbiamo andare nella tundra, dobbiamo andare. Cioè nella foresta innevata, chiamano un po' come vuoi, per prendere i germogli degli alberi che crescono nella tundra. Sì, è più... Perché praticamente facendo così si crafta un'arena La volante. capretta volante, come... Capretta, non è capretta. Come avrete visto, se l'avete vista nella presentazione della PAC. È facile da craftare, cioè facile, servono un casino di pelli Ferro e filo. però considerando che vola e gli oggetti oltre la sella per fare questa bike sono solo germogli di alberi, è relativamente facile. Io direi di posizionare qua un warp, e quando abbiamo il coso di andare a costruirci una casa seria qua su questa cosa volante. Sarebbe un'idea? O cestiniamola? È un po' difficile da salirci poi, non è poco. È con la capretta Giù, in volante. effetti sì. Mettici un No, vicolino. se rimani giù poi... Sì, in effetti, se rimani giù non è il massimo. No, lasciamo stare che se ci muoverà. La capretta. Vabbè, se muore la capretta la puoi rispawnare tutte le volte che vuoi. Sì. E Sì, è metti che infine. muoite. La capretta è infine, appunto. Non si è riusciti a mettere la mod della magia.
aveva delle dei incompatibilità conflitti. e abbiamo scelto queste. Scusatemi, ma mi chiama il peluche. Riecchi cechi, scusatemi, ma ho avuto problemi familiari, del tipo rotture di palle o qualcosa che ricorda tanto questo. Ok, ecco le uova di serpente. Cioè, non ci fai niente, per quanto ne so io, però. Ci puoi fare uno zoo. Una? Zoo. Ah, Siamo due. già a 27 pelle, 25 pelle. Dobbiamo trovare una foresta innevata. Per Per cosa? prendere i germogli di albero. Ah sì, ma solamente con i germogli innevati Sì. succede. Allora mi sa che sarà difficile. Con la mappa è anche tanto. Cioè, oddio, non è facile, Qua mi sa che di foreste innevate non ce ne sono, eh. grande come isola, se un'isola. Sì, è un'isola, si sono spawnati in un arcipelago. Vabbè. È un'isola, purtroppo. Spero vivamente che ci sia almeno una di... Perché ho fatto una spada di pietra? per non sprecare subito la katana. Ah, è vero, però poi l'abbiamo droppato un attimo. Eccola. Cosa vedo all'orizzonte? Altre canne. Per fare un libro quanto carne ci vogliono? Per fare un libro, tre. No, però è per fare un foglio. Per fare con 3 canne fai 3 fogli. Potremmo quasi farla la crafting wheel, se non possiamo farla. Se no addirittura possiamo proprio crepa. Troppo shuriken a manetta. Non trovo più di tanto, guarda che abbiamo tutto sto cibo. C'hai ragione. C'è ma va cotto. Vabbè. Evviva la scampagnata. Oh, eccola, Eccola eccola! là. C'è, aspetta che rispondo le camere, prendilo. Se non ci sbattevo dentro non deve vedere. Questa è ben nascosta. Possiamo quasi fare. Qua, possiamo fare la crafting qui. Poi bisogna sempre avere un casino di questi. Siccome non abbiamo la mod della magia, non possiamo. Con il coso magico, il trasformatore lì, quel che l'è, quello che gli dai l'energia e la puoi scambiare con item. Non abbiamo quello, quindi dobbiamo droppare tutto, qualsiasi minima cosa. Abbiamo già fatto una bella corsa. Ok, cominciamo a rompere gli alberi. Anche le foglie dobbiamo rompere perché si nascondono Sì, ma dentro. il tricapitator ti fa cadere anche le foglie Giusto, se giusto. c'è Allora. l'albero singolo. Lì era appunto. Dovrebbe cadere anche il... E Tanto al limite tutto ciò. ci ripassiamo un attimo da qua. Uso la spada così per consumarla. Che stava lì. Eccolo qua. L'altro non è sceso. Dobbiamo averne 8. Non è che devi rompere per forza con la spada. Vabbè, ma almeno giusto per levarmela dalle balle. Intanto ripeto ce n'è.
adesso sono contento. Tanto poi cadono, perché le foglie si levano da sole, basta che rompi gli alberi. Sì, ma sai dopo quanto cadono? E siamo già all'imbrunire, quindi meglio iniziare a ricostruirci il rifugio. Io penserei di iniziare a fare un rifugio a base semi-permanente almeno. Semidecente. Cioè che non sia una trincea di fanculo sottoterra, almeno quello. Sì, tipo quell'altro, io pensavo proprio grande. Legni, no. Cioè farci una casa di legno, no, eh. Sì, vabbè, tanto Legno ce l'abbiamo, l'abbiamo rotto tutti. Anche perché di notte, con la mod che abbiamo messo, escono i lupi mannari. E l'unico modo per sconfiggere i lupi mannari, che ti inseguono, quindi sono anche abbastanza odiosi, è usare la sparatoria, cioè sarebbe l'argento, solo che l'argento non c'è, quindi si usa la sparatoria. Il casino è che d'oro non ce l'abbiamo, quindi sarebbe abbastanza oppure impegnativo. abbiamo spade forti tipo No, no, proprio non muore. la Nano Saber, Sì, no. quella lì funziona, ma però diciamo che non abbiamo ancora quella tecnologia nella industrial craft, giusto? Direi. Non abbiamo ancora, non siamo ancora così avanti nel gioco, quindi Scusa, ma farti una pila a salire da sopra? No, mi stai facendo. così mi piace di più. E poi come fai il tetto? Che devi fare l'altro 4? Un per forza, salto due basti Sì, avanti. ma ci viene la claustrofobia, ti viene dentro. Come sei pretenzioso. Non è che stai in una casa alta 2, dato che sono alta 2 giusti. Cosa vedo all'orizzonte? Guarda qua. Così mi sta bene. No, perché deve pure starti bene. Abbiamo neve in casa, sono dettagli. Minecraft. Non morire ora. Perché sta iniziando a spawnarsi i mob. Bella porta. Basta Ci sono i mob. che non ci siano più mannari, perché appena ti vedono ti cominciano a inseguire, sono anche Mettiamo in abbastanza. hard, se no non c'è Beh, la porta divertimento. no, eh. Solo così, proprio. Ma vabbè, ma aspetta che metto giù la crafting table almeno. Qualcuno pi lo picchi. Ora. Ok, non ne basta, non ne basta. No, non ne basta una. Poi Così andiamo proprio a. raccogliamo la neve, perché è bello. Ok, intanto vedo un fantasma di fuoco, ma non penso sarà Un un fantasma di fuoco che. Ok, adesso c'è una porta, ma mi sa che non serve perché in hard si spawnano ugualmente. Vero. Spaccano tutto come di un globo.